Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Apriamo, come avete visto e sentito dai nostri titoli, con l'emergenza coronavirus e apriamo con i nostri dati la grafica che ci riporta subito a modulare i dati nazionali e quelli regionali. Partiamo dall'Italia perché dopo il più 25.272 di ieri, adesso in Italia siamo ritornati a un più 35.098, però a fronte, attenzione, questo va sottolineato con forza, di 217.758 tamponi. Invece in Toscana abbiamo un leggero calo rispetto ai dati di ieri, che erano più 2.244, oggi più 2.223. Con quasi 700 tamponi in più eseguiti. La seconda grafica ci evidenzia purtroppo i decessi e la situazione delle terapie intensive che in Italia ospitano 2.971 pazienti, più 122 rispetto alla giornata di lunedì, mentre in Toscana coloro che sono ricoverati nelle terapie intensive sono 242, più 8 rispetto alla giornata di ieri. I decessi in aumento, 580 in dato nazionale, ieri erano stati più 356, in Toscana più 54, ieri più 33. Uno sguardo rapidissimo ai dati scomposti delle varie province della nostra regione, spicca il dato della provincia di Firenze con più 558, poi abbiamo a seguire Pisa più 431 e poi il dato di Arezzo più 232. Questa dunque è una situazione complicata, particolare, che noi cercheremo di analizzare questa sera nella edizione speciale di Toscana in diretta dedicata al Covid-19 a partire dalle 21:35. Ancora per poche ore in zona gialla, ma da domani la Toscana diventa area arancione. Chiara Valentini ci spiega nella nostra apertura tutto quello che sono appunto le indicazioni, le raccomandazioni, le regole che dobbiamo rispettare. Con l'indice RT all'1,4, le terapie intensive in affanno, il sistema di tracciamento che non riesce più a star dietro ai contatti dei nuovi contagi, la Toscana è passata nel quadro dell'emergenza coronavirus in fascia arancione. Lo scenario è il 3 su un totale di 4, quello in cui la trasmissibilità è sostenuta e c'è un rischio di tenuta per il sistema sanitario. Le nuove misure scatteranno da mercoledì 11 novembre per almeno 2 settimane. Due le principali novità. La prima, chiusura di bar e ristoranti anche durante la giornata, mentre fino ad ora erano aperti fino alle 18. Potranno comunque continuare ad effettuare servizio di asporto o a domicilio, ma solo fino alle 22. L'altro grosso cambiamento da fascia gialla ad arancione è il divieto di spostarsi da un comune all'altro o recarsi in un'altra regione. Rimane possibile rientrare a casa nella regione di residenza. Se quindi si esce dal comune, sarà necessaria l'autocertificazione, scaricabile sul sito del governo. Gli spostamenti devono essere solo per comprovati motivi di studio, lavoro o salute. Nessuna autocertificazione richiesta per gli spostamenti all'interno dello stesso comune. È comunque raccomandato di uscire di casa solo per validi motivi. Anche passeggiare o fare sport è consentito, ma meglio farlo, è di nuovo una raccomandazione, vicino casa. Come in tutta Italia, è in vigore il cosiddetto coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Restano aperti in zona arancione i negozi, chiusi però, come prima, quelli nei centri commerciali nel weekend. Nessun cambiamento per le scuole. Restano in didattica a distanza al 100% solo gli studenti delle scuole superiori, mentre la presenza rimane garantita per le medie e le elementari. I bambini, ed è questa una delle regole che fa più discutere, dovranno indossare sempre la mascherina, anche quando sono al banco, cambiandola a metà giornata. Parere favorevole alle nuove misure è stato espresso dal presidente della regione, Eugenio Giani. Ritengo che si debba fare squadra, ha detto. Mi fido del comitato tecnico-scientifico e del ministero. C'è una situazione particolarmente delicata all'ospedale San Jacopo a Pistoia,
con i posti letto in terapia intensiva e nell'area Covid quasi esauriti. Ci spiega tutto nel prossimo servizio Patrizio Ceccarelli. È rimasto chiuso per una notte il pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Dalle 18 di ieri è stato riaperto stamani. Il provvedimento annunciato dall'ASL ieri pomeriggio è stato preso alla luce degli elevati accessi degli ultimi giorni. I pazienti fino alle 9 di stamani sono stati dirottati all'ospedale fiorentino di Careggi. È stata una decisione che ieri la direzione aziendale ha preso per dare un po' di sollievo al pronto soccorso, perché abbiamo avuto ieri un record di accessi, diciamo, perché nella zona Covid del pronto soccorso siamo arrivati ad avere oltre 40 persone e la capacità massima era inferiore, e quindi per dare modalità e tempi per ricoverare tutti i pazienti che necessitavano di ricovero abbiamo deciso di interrompere momentaneamente l'accesso al pronto soccorso. E di notte comunque alcune ambulanze sono state dirottate verso Careggi e quindi ecco, il nostro pronto soccorso ha potuto prendere un po' di sollievo. Ora la situazione com'è? La situazione è, diciamo, ora è abbastanza tranquilla, perché ieri sera siamo riusciti quindi a gestire nella massima sicurezza tutti i pazienti presenti in pronto soccorso, e attualmente sono rimasti nella zona OB Covid circa 20 persone. I posti letto disponibili quanti sono nell'ospedale? Nell'ospedale abbiamo attivato ieri gli ultimi 12 posti letto a nostra disposizione, quindi siamo arrivati a 100 posti letto in area Covid e 22 nelle terapie intensive. Sono pieni, diciamo, questa mattina erano ci sono 92 pazienti ricoverati e 21 in terapia intensiva. Ecco, questa dunque la situazione a Pistoia, mentre stanno continuando ad arrivare notizie in una giornata particolare, molto complicata. C'è da segnalare un focolaio in una RSA a Pontedera, in provincia di Pisa, dove sono stati registrati 27 contagi al Covid tra i 36 ospiti e 15 tra i 20 operatori. Poi c'è da segnalare un appello del Presidente della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, il quale ha detto che è sempre più necessaria una zona rossa in tutta Italia. Vedremo quali saranno gli sviluppi su questo scenario. Bilancio invece della situazione in Toscana lo fa l'assessore alla salute della regione Bezzini ai nostri microfoni. Sentiamo. Tra poche ore la Toscana diventerà zona arancione e sarà soggetta a ulteriori restrizioni. Con l'assessore alla salute della Regione Toscana abbiamo fatto il punto sugli ospedali e sulla loro capacità di accogliere pazienti malati da Covid-19, anche a seguito del progressivo aumento degli accessi di pazienti infetti, che ha portato temporaneamente alla chiusura del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Pistoia. In Toscana, diciamo, il sistema sanitario sta tenendo, questo, insomma, complessivamente, diciamo, c'è una tenuta del sistema sanitario della nostra regione rispetto a una pressione che oggettivamente sta crescendo, perché ogni giorno cresce il numero dei ricoverati in ospedale per ricovero ordinario, per terapie intensive. Oggi, insomma, ci attesteremo intorno a 1800 ricoverati negli ospedali della Toscana, quindi abbiamo superato il picco della primavera scorsa. Anche questa mattina abbiamo lavorato assieme ai direttori generali delle aziende per aprire nuovi spazi, diciamo, che consentano il ricovero di diverse centinaia di persone in più nei prossimi giorni. Quindi ecco, ci stiamo attrezzando ad ogni livello, insomma, stiamo cercando di ampliare la possibilità di accogliere in area Covid ulteriori pazienti. Ovviamente questo implica un ridimensionamento delle altre attività, di questo dobbiamo purtroppo esserne consapevoli, e stiamo lavorando, come avete visto anche nei giorni scorsi, un po' su tutta la filiera. Le centrali di tracciamento sono entrate a regime, cominciano a produrre i primi risultati, gli alberghi sanitari, come avete visto, stanno crescendo e si stanno evolvendo come definizione, sono stati riprogrammati gli spazi anche per ricavare strutture di natura intermedia, stiamo lavorando a intese con i medici di famiglia, come avete visto anche in questi giorni, e ci auguriamo, insomma, nei prossimi giorni anche con i pediatri. Ecco, questo è il lavoro che sta portando avanti la Regione Toscana. L'assessore lancia un appello ai cittadini.
Ogni cittadino deve rispettare le regole, avere comportamenti improntati a grande senso di responsabilità civica, e così credo che potremo riuscire per piegare verso il basso questa curva del coronavirus, che ovviamente ci fa particolarmente soffrire a tutti i livelli in queste settimane. Restiamo in questo ambito. A Firenze, all'ospedale pediatrico Anna Meyer, è stato allestito un drive-thru particolare, ma non solo, lo vediamo nel prossimo servizio. Nella vecchia sede dell'ospedale in via Luca Giordano, il Meyer ha allestito un drive-thru pediatrico. Si tratta, spiega l'azienda ospedaliero universitaria, di una postazione mobile dove, su richiesta del pediatra e previo appuntamento tramite il portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it, le famiglie possono portare i bambini a fare il tampone. La nuova postazione, istituita grazie a un accordo con la Regione Toscana e gestita da personale Meyer, amplia la possibilità di risposta alle numerosissime richieste quotidiane di tamponi pediatrici. Il drive-thru consentirà di eseguire, per adesso, circa 70 tamponi al giorno. Intanto all'ospedale Meyer, dove da mesi il laboratorio di immunologia processa tamponi provenienti da tutta la Toscana, dal 26 ottobre è operativa anche una nuova macchina per i test antigenici rapidi, che consente di processare fino a 380 tamponi al giorno prelevati dai drive-thru pediatrici della ASL Toscana Centro, con tempi di lavorazione molto rapidi, di circa 40 minuti. Per consentirne l'utilizzo a pieno ritmo anche durante la notte, al Meyer sono entrati in servizio 3 ulteriori biologi dedicati alla diagnostica Covid. In questo modo i tempi vengono ottimizzati, spiegano, ed è stato potenziato anche un laboratorio di importanza strategica al servizio dell'ospedale e del territorio. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo a un altro ospedale, il Campo di Marte, a Lucca. Fino a 150 nuovi posti letto per le cure intermedie per il Covid-19 al terzo e quarto piano del padiglione A del Campo di Marte. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto vedere personalmente gli spazi dell'ex ospedale di Lucca, che pare ormai certo saranno utilizzati per contrastare l'emergenza sanitaria. I nuovi spazi ospedalieri dovrebbero essere pronti entro un mese dal via dell'operazione. La Regione ci investirà circa 1 milione di euro, ha detto il governatore, e se il piano va in porto, questi ovviamente rimarranno spazi destinati alla sanità, anche una volta superata l'emergenza. Giani ha parlato anche del passaggio della Regione alla zona arancione, in vigore da mercoledì, disposto dal governo. E è un criterio, un metodo che dobbiamo accettare. Io capisco e sono nel cuore dei toscani che per questioni di lavoro, per questioni di vita sociale, di relazioni, dovranno fare ulteriori limitazioni. Però il mio appello è quello di fare ulteriori limitazioni per poter affrontare questa pandemia e uscirne il prima possibile. La pandemia vuol dire anche crisi economica, e sono 7.000 con oltre 30.000 dipendenti le imprese del settore della ristorazione e somministrazione della città metropolitana di Firenze, la cui attività sarà sospesa, salvo la possibilità di esercitare l'asporto per effetto appunto dei divieti previsti nella zona arancione. Si parla di, a fine anno, un PIL in calo di oltre il 10,5%. Adesso invece sentiamo quali sono gli umori fra i gestori di bar e ristoranti a Firenze e alla vigilia appunto della chiusura totale. Noi la vediamo nera, non arancione, perché vuol dire condannare in un modo definitivo la ristorazione. E abbiamo l'impressione a volte che al posto di combattere il virus si combatta le nostre imprese. La Toscana cambia colore, da gialla si veste di arancione, con conseguenze importanti nel settore della ristorazione. Per ristoranti, bar e pasticcerie infatti è obbligatoria la chiusura, ma non l'asporto. Il morale di chi ha queste attività è a terra, così come i conti fatti nei mesi precedenti, già provati da un calo sensibile delle presenze nei locali per il mancato turismo e la paura di contrarre il Covid-19. Questa chiusura è il colpo di grazia, dicono i ristoratori. Qualcuno chiede anche allo Stato di essere aiutato a chiudere, e cioè a non fallire.
Dopo 8 mesi di agonia è come stare in terapia intensiva e al posto di darci un po' di ossigeno staccano la spina. A questo punto chiediamo di essere aiutati a chiudere definitivamente le nostre imprese e non abbandonarci nel fallimento, nell'angoscia più totale. Adesso un ulteriore di chiusura, quindi siamo veramente alla canna del gas. Rimane la possibilità dell'asporto che verrà praticato a macchia e leopardo, penso difficilmente nel centro storico della città perché ci sono pochi residenti, magari più nelle altre zone dei quartieri. C'è anche qualche problema secondo me sul commercio, che è vero che il commercio a posto fisso rimane aperto, però sicuramente della scarsa mobilità tra comuni, cioè l'impossibilità di muoversi tra comuni e anche diciamo, la chiusura della ristorazione sarà un ulteriore colpo anche per il commercio, che comunque con grande fatica si sta preparando a fare il Natale e che speriamo almeno quello di farlo. Questa lei ha detto una mazzata finale, compromette anche una possibile apertura in un secondo momento per il vostro locale? Se non ci vengono ridotte le spese, le utenze di gas, luce, tutto, sono tutte costantemente, tutti i mesi arrivano cadenzate e senza nessuna riduzione. Gli affitti qualcosa ha ridotto, ma non basta, queste riduzioni degli affitti del 30% non bastano per andare avanti. E tante altre spese vanno affrontate. Gli incassi non ci sono, non c'è aiuti pochissimi e quindi è inevitabile che non possiamo fare fronte a tutte le spese. La cronaca adesso, indagata dalla Procura di Firenze, Francesca Campana Comparini, la moglie dell'imprenditore Marco Carrai, lo riporta il Corriere Fiorentino. I PM contesterebbero alla donna l'accusa di riciclaggio di denaro in concorso col marito, già finito sul registro degli indagati nel capoluogo toscano, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. Ora ci trasferiamo invece a Prato, dove è stata scoperta una maxi piantagione di marijuana all'interno di un capannone. 3 le persone arrestate. La squadra mobile della Questura di Prato ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana all'interno di un capannone industriale di Vinci, curata da 2 cinesi irregolari di 38 e 27 anni che sono stati arrestati per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. Il colpo grosso degli uomini dell'antidroga, guidati dal dirigente Alessandro Gallo e dall'ispettore Marco Fazzi, è stato messo a segno ieri e ha portato al sequestro di oltre 1.100 piante invasate, circa 9 kg di marijuana già imbustata, 1.560 talee per gli innesti e altre 315 piante pronte a germogliare. Se tutte le piante fossero giunte a completa maturazione, parlando però di commercializzazione poi al dettaglio, diversi milioni di euro di droga, considerato anche un prezzo abbastanza buono, 10 euro a dose, 10 euro al grammo, tenendo presente che nei mercati stranieri il prezzo è anche superiore. Il capannone si trova nella zona di Mercatale di Vinci, è di proprietà di un ex imprenditore tessile del posto, estraneo alla vicenda, ed è regolarmente affittato a un cinese regolare, ritenuto un prestanome. All'interno erano state allestite vere e proprie serre con costosi impianti e attrezzature. Gli arrestati, ora rinchiusi nel carcere fiorentino di Sollicciano, sono ritenuti gli ultimi anelli di una catena che circonda la criminalità cinese con piazza di spaccio anche a Prato. Un riscontro attività info-investigative, atteso che si tratta dell'inserimento nel contesto della criminalità cinese, che vede sicuramente un centro importante non solo per la Toscana ma per l'Italia, di questo capoluogo. Proseguiamo la nostra cronaca andando a Lucca, furti e rapine a banche e uffici postali con jackpotting. 3 le persone arrestate. Una banda organizzatissima che aveva colpito anche in Francia e Spagna, specializzata nei furti ai postamat. I carabinieri però, dopo averli arrestati, sono riusciti a ricostruire la loro attività ed ora i 3, 24, 40 e 36 anni, di nazionalità romena e moldava, sono finiti in carcere. Le indagini erano partite dopo il colpo messo a segno all'ufficio postale di Gallicano. Un furto con scasso davvero particolare, condotto tramite l'utilizzo di un software che hanno accertato i carabinieri, era stato assemblato in Romania. Sostanzialmente si trattava di un gruppo criminale specializzato nel tipo di furti denominato jackpotting,
che non è altro che applicare, fare dei fori allo sportello ATM, scollegare i cavi dell'ATM e collegarlo a un loro dispositivo chiamato Black Box, con il quale i malviventi riuscivano ad impartire attraverso malware il comando di erogare completamente il denaro che era contenuto all'interno del postamat. Con questa tecnica i malviventi hanno messo a segno furti anche alle poste di Pietrasanta e Pescaglia, ma anche fuori provincia, arrivando a rubare in poche settimane 80.000 euro. Fino al colpo del 15 ottobre all'ufficio postale di Segrumigno, quando furono sorpresi ed arrestati dopo un lungo inseguimento proseguito fino a Viareggio. Proprio a Viareggio c'era la base della banda, nell'abitazione di uno dei tre, gli altri due erano residenti in Piemonte. I banditi erano stati posti inizialmente ai domiciliari, adesso dopo gli accertamenti per loro si sono aperte le porte dei carceri di Lucca e Vercelli. Il GIP di Firenze Angela Fantechi ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta sugli ultimi indagati in ordine di tempo per i duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, cioè l'ex soldato che vedete nelle immagini della Legione Straniera, Giampiero Vigilanti, che ha 90 anni, e per Francesco Caccamo, 88 anni, medico. Rigettata l'istanza di opposizione a questa archiviazione presentata dal legale dei familiari delle vittime francesi di Scopeti nel 1985. Code e disagi in autostrada, sull'autostrada del Sole, alla periferia nord di Firenze, per un ribaltamento di una cisterna e lo sversamento di gasolio. Interrotto per alcune ore questa mattina il traffico sull'autostrada A1 in direzione sud nel territorio di Firenze a causa di un incidente tra un camion e una cisterna che si è ribaltata sversando gasolio. Nello scontro, precisa la polizia stradale, nessuna persona è rimasta ferita. L'incidente, spiega Autostrade, si è verificato poco dopo le 8, in corrispondenza del cavalcavia della A1 che sovrappassa la A11. Il gasolio disperso a causa del ribaltamento della cisterna è finito anche su entrambe le carreggiate della A11 sottostante, che è stata a sua volta chiusa per ripulire la sede stradale nei tratti interessati. I due tratti dell'autostrada sono stati riaperti a fine mattinata. Prima la A1, dove per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi e il ripristino della pavimentazione, il traffico è transitato su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, e poi la A11. A seguito dell'accaduto si sono registrati disagi sulla circolazione non solo dei due tratti autostradali dove si sono formate code, ma anche nella zona della periferia nord di Firenze. La Polizia Municipale ha dirottato tutte le auto che percorrono Viale Guidoni in direzione del raccordo autostradale, indirizzandole verso Viale 11 Agosto. È tutto per questa edizione, vi ricordo questa sera 21:30 circa lo speciale di Toscana in diretta dedicato al Covid-19. Noi ci fermiamo qua, grazie di essere stati con noi, alla prossima.